Parto io con l'introduzione. Allora, le persone che sono qui con me le avete già conosciute dal punto di vista della stampa e di quello che ci hanno detto insieme. Adesso io stavo sfogliando il libro nostro dei ricordi, no, per preparare il prossimo, e casualmente sono andato sulla Bakery Wall in finale di slancio, Buonaiuti 17 punti contro 100. E da qui quindi bisogna ripartire senza mettere pressione a nessuno, per l'amor di Dio. Ma da qui ricominciamo. Nuova stagione, io ho fatto un mese di ripresa e rianimazione praticamente. Mi sono ricostituito e sono diciamo così ancora più carico di prima, perché come condividevo con loro in questo periodo, senza presunzione, qualche cosa nella mia vita sono riuscito a fare. Nello sport sto facendo fatica, no? Anche se non è proprio così, perché poi uno vede sempre l'ultimo risvolto, ma noi in 5 anni di storia come basket abbiamo fatto veramente, secondo me, tanto. Abbiamo fatto dalla C, siamo andati un anno in A2, siamo retrocessi, siamo tornati in B cercando di prenderci la 2 con una, torno a dire, una super squadra. Purtroppo la cosa non si è compiuta. Ed è lì la grande amarezza, la grande delusione, però in tutto questo abbiamo creato qualcosa di bello e significativo, perché abbiamo un club di tifosi che non è una cosa così scontata, è una cosa importante, cioè vuol dire che ci sono persone che dedicano una parte del loro tempo a sostenerci, e sono Spazio Biancorosso, che è qui presente, con cui si sta formando un legame sempre più bello anche di amicizia. E non ci hanno mai fatto, diciamo così, non sentire la loro presenza, perché siamo in Serie B tra le poche società che abbiamo sempre un pullman in trasferta, che non è cosa da poco. E l'anno scorso le trasferte erano anche 400 km da Piacenza di domenica. Quindi vuol dire che questa è la parte positiva che abbiamo costruito. Sicuramente questa parte qua aumenterà, perché il riscontro del pubblico, testimoniato anche dalla stampa che ci ha supportato in questo, è sempre stato molto positivo. E in più a tutto questo abbiamo integrato un mondo giovanile, qui c'è tutto lo staff, diciamo così, che lo coordina, da Zambone a Giulio, ad Andrea, a Fanaletti, che è molto strutturato, che va dall'under 20 al mini basket, e questa è un'altra parte molto significativa per chi fa sport. Quindi la mia coccettaggine nasce dal fatto che mi ha fatto molto bene, ci siamo presi anche 2 promozioni, perché abbiamo fatto 2 finali per Sella Bella, e per meriti sportivi, non per dispescaggio, ci hanno portato su di categoria. Adesso è il momento però di vincere un campionato con risultato finale. Cosa ho pensato? Ho pensato che nello sport, anche per fare certe cose, devi star bene. E quindi ho cercato di creare una struttura, uno staff che collaborasse con me, con cui era un piacere dialogare. Io la mattina mi sveglio e magari ho 1 ora e mezza di strada, 2 ore di strada in macchina, e ho il desiderio di poter rompere i coglioni a Mauro alle 8 di mattina, che ancora si deve svegliare, non è così abituato ancora a quell'ora lì, però è un piacere farlo. Furio è un po' più abituato a svegliarsi sì. Presto. E lui mi chiama 9:10, mi dice: scusa, non ho visto la telefonata, che è un classico di chi si è appena svegliato, no? Però è un piacere, ecco, quando le cose iniziano in questo modo. Poi il risultato sportivo lo vedremo stando facendo, ma è già una partenza bella. E altrettanto noto che più di una volta avviene una telefonata loro nei miei confronti in questi giorni, piacevole. No? E con Filippo la cosa è nata di conseguenza, perché avevamo bisogno di un secondo allenatore che fosse un amante del basket, con già esperienza, e in questo caso mi sono confrontato molto con Simone per trovare, visto che Simone è con me dall'inizio di questa avventura della Bakery, ed è stato un secondo secondo me perfetto, perché io ho fatto una battuta: per me il secondo deve essere muto e monco, ma è una battuta logicamente, perché deve soltanto lavorare e preoccuparsi di un poco dell'esterno. E Filippo secondo me ha già lavorato bene nel basket, ha fatto l'anno scorso una serie A femminile, che non, è un'organizzazione importante quella che c'è a Parma, quindi è abituato a lavorare anche nell'organizzazione, e poi logicamente il lavoro del coach integrarsi perfettamente con il secondo. Però fa parte del territorio, perché era a Parma, è venuto a vivere vicino a Piacenza, Sesso Maggiore. L'entusiasmo che ha prodotto quando io ho sottoposto questa possibilità qui, di
diciamo così, è quello che ci vuole in questa nuova avventura. Ecco, la parte determinante che, su cui è andata la scelta di Furio come allenatore e di Mauro come responsabile tecnico, poi entro un attimo nel dettaglio di qual è la funzione esatta quotidiana, è che quando ci siamo sentiti è nato subito un'empatia, cioè è nato subito l'entusiasmo. Io ho chiesto a Furio se poteva interessarvi questo progetto che gli proponevo, lui veniva fuori da un'esperienza importante e qui mi piace toccarlo un po' perché ha vinto il campionato e quindi questo è positivo. Poi Montegranaro è stata sfortunata in questa solidità di regolamento, per cui è quella la quarta squadra che non è riuscita a andare sul campo in A2, però ha vinto il campionato, magari l'avessimo vinto noi, per inciso, no? E quindi questo è molto importante. Allenatore che ha tanti anni, ormai 30 anni di basket, di Trieste, poi lascio parlare lui che vi descriverà tutto quanto, ha fatto già esperienze molto significative, ma la cosa molto bella è che è estroverso caratterialmente e gli piace confrontarsi. Per me è così che si fa sport. Mauro, non so perché, ma a pelle ci troviamo, quindi siamo tutti e due belli. E forse questo aiuta, potrebbe essere. E Mauro è sempre stato vicino a Piacenza, anche il periodo in cui, due anni ormai che si è interrotto il nostro rapporto, lui, come avete visto più di una volta, veniva a Piacenza e quando veniva era accolto benissimo da tutti, questo è un aspetto molto importante, e lui arrivava col sorriso che, vi assicuro, abbiamo visto tanti giocatori, no? Perché poi adesso a Piacenza stiamo cercando di fare un mercato importante. Di solito il giocatore ha sempre un modo quasi che ti sembra scorbutico, perché poi non è, perché molti sono timidi piuttosto che, ma sempre molto compassato, no? Molto chiuso. Mauro è sempre stato molto aperto perché stava bene a Piacenza, perché se no non si comporta così. E quando abbiamo incominciato così a battute, prendendo le partite insieme, e lui mi ha detto: se ci fosse opportunità di Pietrali per continuare a far basket a Piacenza, dimmelo perché io ci sono. Mauro è persona umile, conoscitore di basket e che ha un'opportunità, mi permette di dire, perché può iniziare un percorso nuovo in una società che gli dà tutte le carte per potersela giocare. Quindi il prossimo anno fondamentalmente questo è lo staff che interverrà su tutto. Io come presidente, che ritorno a fare la mia funzione da manager, quindi sarò presente quotidianamente quello a confrontarmi, loro sanno perfettamente, l'hanno già saputo dall'esterno, io tecnicamente non intervengo perché logicamente non ho le competenze loro, quindi, però mi piace sapere. E lavorando così secondo me ci divertiremo e se facciamo il roster che abbiamo in testa possiamo lottare per il vertice, perché Piacenza, torno a dire, non deve avere paura di dire noi dobbiamo andare in A, cioè non ci sono di palle. Cioè se noi dovessimo, con la realtà come siamo, con 1500 spettatori, con un settore giovanile composto da 900 bambini, cos'è che si dice così, no? 1300 bambini, perché tutti quanti dicono dei numeri. Con 1300, perché c'è tutta la natalità anche, 1300 bambini e tutto quanto, non andare in Serie A mi sembrerebbe una roba poco seria anche. Perché abbiamo persone che veramente ci tengono a noi e ci sostengono. Quindi il mio obiettivo finché faccio sport è quello di vincere, non quello di dire vediamo cosa succede. Abbiamo le risorse, abbiamo il budget, perché dire, per poter fare questo ce l'abbiamo. Abbiamo nuovi partner che ci sosterranno perché hanno aderito al nostro progetto, quindi ci sono anche risorse per far questo. Dobbiamo fare in maniera oculata, perché è inutile che noi andiamo a buttare via dei soldi, che abbiamo visto che in alcuni casi, torno a dire, Piacenza ha avuto Bicino Vezzitic, cioè quando sei a freddo ti vengono i brividi a pensare a certi nomi, no? Abbiamo avuto Buonaiuti, abbiamo avuto Rombaldone, abbiamo Soragna, cioè sono nomi molto importanti nel panorama cestistico. Io vedevo una trasmissione l'altro giorno sulla Rai che preparavano il preolimpico, Recalcati gli hanno fatto una domanda e gli hanno detto: qual è il giocatore? Lui ha detto: io ho avuto soltanto un rammarico di non poter aver allenato Soragna. Porca miseria. Io ho detto: aspetta, noi ce l'abbiamo, no? Quindi vediamo di utilizzarlo nel giusto modo, in modo tale che ci dia il giusto contributo. Quindi noi ripartiamo per lottare per vincere il campionato. Penso che sia condiviso da tutto lo staff, lo sappiamo, ci tiriamo indietro, stiamo cercando di fare un roster robusto, non è semplice quest'anno perché è un mercato un po' complicato, perché ci sono diverse squadre in Serie B che hanno un buon budget e quindi i giocatori buoni ce li stiamo cercando di portare uno con l'altro,
Però ci siamo, è questo. Se abbiamo la possibilità, e ce l'abbiamo, noi dobbiamo fino in fondo per rifare una squadra, memore anche della stagione precedente, e facendomi consigliare costantemente da loro, perché mi faccio indirizzare da loro completamente, che sia più equilibrata. Cosa vuol dire? Che molte volte nell'ambito di una squadra tu pensi di aver fatto, e ad oggi le squadre le ho sempre fatte io, molto equilibrate, e poi durante il campionato ti accorgi che quello che doveva fare il play non era proprio esattamente il play che ci voleva, e quindi devi modificare certe cose. Stiamo correggendo, grazie a loro, questa situazione qua, e quindi siamo pronti. Io sono molto contento di quello che sta succedendo, soprattutto perché sono sicuro che quest'anno mi divertirò stando insieme alle persone, e questo è il primo passo. Siccome poi sono un po', come uso, mi piace molto questo termine che mi è venuto così, ma che applico nella mia vita, una follia razionale, cioè sono matto veramente a fare certe cose, ma ci penso, penso che possiamo arrivare a un certo risultato, penso che il pubblico ci sosterrà sempre di più, perché lavoreremo molto anche per questo. Abbiamo Paolo Cattivelli, che è stato confermato nel ruolo di marketing, che dico è stato confermato perché non è così scontato, che poi quando uno va avanti la stagione tende sempre a vedere nero in tutto. Paolo quest'anno, dopo un anno, secondo me avrà un ruolo ancora più importante per noi, perché dovrà lavorare ancora meglio sul territorio, e se tu gli dai gli strumenti un po' più semplice, a livello di marketing vuol dire va a trovare i soldi, ci fa un comodo classico. No? Luca De Micheli ci sosterrà in tutta la parte comunicazione stampa, e anche ogni anno andremo a migliorare quello che dovremo fare. E anche qui Furio, quando abbiamo parlato un po' in questi giorni, già subito mi ha dato qualche idea, no? Che è bella, perché anche l'allenatore non deve, secondo me, in una società come la nostra, in una realtà come la nostra, essere, come posso dire, ovattato soltanto nel lavoro in palestra. Io, e qui lo cito perché mi sono trovato benissimo con Claudio Coppetta, che era un allenatore che era completamente assorto nella società, e poi faceva un lavoro nella parte sportiva perfetto, ma lui sentiva tantissimo quello che era la società e ci ha dato tanto. Ecco, io vorrei ripartire da quello, cioè da ricreare un rapporto umano che poi diventa conseguenziale il risultato sul campo. Che cosa vuol dire? Che sicuramente ci saranno dei momenti in cui magari faccio fatica con Mauro ad accettare alcune cose che mi dice, ma se sono pure e, diciamo così, dette a favore di quello che andiamo a fare, sono sempre ben accette, perché le leggi bene. Quindi io sono veramente contento di quello che si è creato a livello di staff tecnico. Chiudo dicendo che ringrazio Furio di aver accettato questa opportunità, perché anche lui si rimette in gioco per ripartire da una città ambiziosa. Ritornando in una categoria come Serie B, e molto probabilmente avrebbe avuto qualche opportunità in A2, ma ha accettato senza pensarci tanto. Una telefonata e un pranzo, tanto per dire. Mauro ha un ruolo di direttore tecnico, perché non general manager, direttore sportivo? Perché direttore tecnico è più completo. Direttore tecnico ha una valenza su di me totale, nel senso che ci confrontiamo su tutto, e io ascolto quello che mi dirà Mauro per andare a indirizzare quella che è la parte, diciamo così, di costruzione della squadra. E perché sarà un grande aiuto a Furio per andare a analizzare tutte quelle situazioni che si verificano sistematicamente nella costruzione della squadra, negli elementi, nelle partite, che penso che un coach, se ci avvicina una persona che capisce di basket, sia una grande valenza. E quindi questo è determinante per interagire. E poi entra in un ruolo di dirigenziale nuovo, dove anche lui gradualmente dovrà andarsi a collocare sempre meglio nel discorso di quella che sarà la sua funzione. Ma soprattutto è un giocatore che dopo 2 anni di aver giocato ha già un po' imparato cosa vuol dire guardare dall'altra parte. Quindi anche i giocatori, secondo me, avranno un grande supporto da parte sua nel confronto. Quindi penso che il ruolo di direttore tecnico sia proprio quello corretto. Grazie. Come dicevo di Gil, avete un vitalizio, no? Fin tanto, perché Gil è... Allora, Gilberto Daduri è il padre del basket di Piacentino, è con noi il nostro responsabile degli arbitri, e in più segue il mini basket come una squadra, comunque collabora con i giovanili.
E allora mi ha detto, Marco, io sono confermato, mi ha raccontato che fossi confermato, perché mi ha detto, perché sennò piuttosto che andare dall'altra parte, questo mi ha eccitato, e vado a vedere i lavori che fanno sui cavalcavia, sai qual è la no? I cantieri. Bellissimo. E invece Marco Merli ha fatto bene a citarlo, è il nostro preparatore atletico, preparatore fisico, di cui Furio persona estremamente umile ma molto preparata perché ha voglia di imparare. Furio ha già sentito parlare bene di te, Mauro ti conosce, quindi sei in una botte di ferro. Prego. Vado io a braccio, innanzitutto scusatemi per il ritardo, purtroppo sono partito all'ultimo momento, noi abbiamo regole in nazionale che bisogna fare colazione assieme, partire assieme, quindi sono dovuto scappare e volevo essere puntuale, mi dispiace, anche perché è una regola che ho nella vita e quindi volevo arrivare puntuale. Credo che siete anche voi abbastanza fortunati ad avere un presidente così, io vedo, c'è nell'aria qualcosa di bello, cioè ci sono sorrisi, c'è entusiasmo, credo che non nasca a caso, nasce perché si sente, le cose che si dicono però i fatti contano di più e quindi quando questa cosa c'è è percepibile, è una cosa bella, io arrivando ho visto tutti agli acchi, è un bel momento, però ho percepito qualcosa di positivo. Quello che ha detto prima il press è la verità, ci siamo incontrati, abbiamo visto subito che c'era empatia nel rapporto, abbiamo parlato anche in generale, ok, un po' di svariato su più campi prima della sua pallacanestro per sentire se potevamo avere affinità e questo è stato subito un bel segnale. È ovvio che uno che si siede su questo tavolo deve dire questo, invece io lo dico perché lo sento, nel senso che credo che il futuro dello sport sia rubare il più possibile dalla professionalità che c'è nel mondo del lavoro e credo che per me sia una fortuna lavorare con persone che mi possono insegnare come funziona quel mondo e io se in qualche modo posso dare dei feedback sulla pallacanestro che magari possono essere integrati nel proprio mondo, questo fa nascere la magia che poi si costruisce, si fa qualcosa assieme, si costruisce un percorso assieme, si fa un pezzo di strada. Quando mi ha raccontato che c'era con noi Mauro e ho apprezzato anche perché credo che avere un punto di vista laterale coinvolto ma allo stesso tempo che sa la storia di un giocatore, sa come si viene uno spogliatoio sia fondamentale e mi auguro di far benissimo anche perché per lui potrebbe essere una carriera e quindi come allenatore noi abbiamo responsabilità non solo nel rispetto dei giocatori ma anche nel rispetto dei collaboratori, dello staff, che tutti possano fare un passo in avanti e senza avere la presunzione di essere i fautori di questo, ma creare le strade per poi arrivare a quello che sono le ambizioni del singolo. Io penso che la cosa più importante quando si crea questo tipo di sinergia sia la lealtà e forse è stata la chiave che noi ci ha fatto star bene da subito, che la realtà, il confronto quindi e la collaborazione. Abbiamo subito deciso come volevamo lavorare, che ci doveva essere apertura e feedback, ma sia positivi che negativi, e soprattutto essere sinceri uno con l'altro. Questo è qualcosa che vogliamo trasmettere anche alla squadra e a tutti quelli che arriveranno o che ci sono, perché credo sia la base del linguaggio comune. Io sono venuto con una fame pazzesca di vincere, mi sono ancora incazzato che ho perso la finale. Che sono noi. Perché mi sono accorto che è sempre molto difficile vincere. Normalmente lo sport, ma anche la vita, bisogna allenarsi più a perdere perché su 16 vince una e 15 perdono, però avere la fame di vincere, arrivare con la tigna giusta e con la voglia di dire che ogni giorno lotto per raggiungere questo obiettivo sicuramente fa crescere me, ma fa crescere anche tutti quelli che si impegnano a questo obiettivo. Ovvio che può sembrare presuntuoso dire noi giochiamo, vogliamo vincere, basta, noi vogliamo costruire qualcosa per vincere, che è più complicato, costruire una mentalità, costruire un gruppo, lo stiamo facendo assieme e scambiare tutto quello che può essere utile
per la crescita di ognuno. Dopo poi, quando passa la rabbiatura di una sconfitta o la gioia di una vittoria, ti ritrovi comunque a ricominciare a fare qualcosa, perché la pallacanestro è fantastica, è il più bel gioco al mondo, che ti dà sempre una nuova opportunità, ma è importante come vivi oggi questo momento per quello che sarà domani, cioè quindi l'impegno che metti. Io sono un po', sono molto meticoloso in quello che faccio e adoro il basket, quindi credo di avere ancora tante cose da imparare. Ho la fortuna di lavorare con tanti allenatori, giocatori di tutti i livelli, ho probabilmente 80-90 giocatori che giocano in Italia, li ho visti allenare da vicino, gli italiani li ho allenati e sono fortunato, come credo di essere fortunato di essere qua e con tutti voi a intraprendere questa strada qua. E credo che faremo delle cose importanti se ci vogliamo bene, soprattutto se ci divertiamo a fare quello che stiamo facendo. Buon lavoro. Mauro Bolognetti. Io ho lasciato un pezzo del mio cuore qua a Piacenza, come diceva Marco, l'ho seguita anche in questi 2 anni che non c'ero più, sono venuto su spesso, ho visto i playoff a 100 e mi sento a casa, poi soprattutto con mi hanno... diceva 3 non le perdete di sicuro, mi diceva. È impossibile perdere. È impossibile perdere. L'ultima partita non è venuto però. Sono scappato. Comunque sono contentissimo di questa possibilità perché magari è una cosa che volevo sempre fare. Questi 2 anni che ho staccato forse mi hanno aiutato anche a staccarmi da giocatore e vederlo in un'altra maniera. Contentissimo di farlo qua, quando è successo col precedente, molto rapidamente è successo, sono state coincidenze, battute, però è venuto fuori. La cosa bella è che quando giocavo a chiedere una cosa a Marco ero terrorizzato. Adesso ci confronteremo anche su cose che sembrano quasi proibite, proprio a pelle, riesco a parlare tranquillamente. Stessa cosa con Furio, conosciuto qualche volta da avversario, però ho parlato al telefono in questa settimana tante volte. La cosa che ha legato, che ho capito che è quella che voleva il presidente, è il rapporto, confrontarsi a parole, poche balle, dire la verità, è così che si costruisce qualcosa di buono. È quello che vogliamo fare quest'anno, darò il mio apporto, tutto quanto, la mia esperienza a livello... Imparerò tante cose perché è la mia prima esperienza, però sono fiducioso, sono consapevole, società, l'ho vista anche da come era partita tanti anni fa, molto meno strutturata, adesso sembra una struttura quasi perfetta, e è veramente bello lavorare qua, possibilità di fare bene, stiamo facendo una squadra, speriamo, molto importante per giocarcela, fare divertire, ma soprattutto col sorriso, spontaneità e cercare di vincere più partite. Comunque grazie a tutti e... penso che lo slogan che dovremmo utilizzare è quello che hai detto tu adesso tra le righe: poche balle. È perfetto, poche balle, lavoriamo, ci diciamo le cose, le affrontiamo e questo aiuta tantissimo i risultati. Allora, per me è un'esperienza nuova, totalmente, perché io vengo dalle donne. Bella vita. Vengo dalle donne, quindi c'è questa differenza qua. Però insomma, il lavoro, la pallacanestro, alla fine è sempre quello. E come diceva il presidente, se c'è entusiasmo, visto che mi ha, diciamo, conosciuto, mi ha travolto con il suo entusiasmo, e quindi è stato preso subito da questo mondo di Piacenza. Si lavora con entusiasmo, se si ama la pallacanestro, si può andare ovunque, secondo me. Io metto sempre questo. Io magari guardavo prima il curriculum di Mauro e di Furio e mi sono spaventato, mi ero un pezzetto così. Però io posso dare questo, posso dare. Tanto entusiasmo, tanto lavoro nel mio stanzino, al buio, come diceva il presidente. Infatti non sono abituato a parlare, sono sempre dietro le quinte a lavorare, basta. E questa è già la nota di merito, Questo devo fare. Io sono venuto qua con questa idea e voglio fare questo. Quindi ringrazio il presidente per questo entusiasmo che mi ha dato, questa opportunità che mi ha dato e questa grossissima opportunità di lavorare con Furio, da cui spero di poter imparare tantissimo e sono sicuro di poter imparare tantissimo. Quindi grazie a tutti.
e Carlo Danani, Libertà di Piacenza, che pallacanestro giocano le sue squadre, che idea di pallacanestro ha lei in assoluto e poi come pensa di adattarla all'Oster che state costruendo in questo momento? Allora, io credo che nel 2016 il pallacanestro va adattato ai giocatori che hai, cioè l'esaltare le qualità dei giocatori che hai, ovviamente scelti in funzione dell'obiettivo, e se possibile il miglioramento del giocatore. Io credo che un giocatore fa le cose che ha sempre fatto e tu devi ottenere il massimo di quello che lui puoi fare. Come? Mettendolo in condizioni, sia con un sistema di gioco o con degli allenamenti o con il preparatore o con esaltare le sue capacità, mettere in una condizione di serenità e di partecipazione, andando anche contro il nostro ego di allenatori che ci piace magari ogni tanto fare i fighe e dire io faccio questo sistema, noi faremo quello che tireremo fuori il meglio dai ragazzi che abbiamo, con la loro partecipazione. Quindi non è un sistema sul gioco, ma è un sistema sul pensiero che abbiamo. Quella famosa domanda delle 100 pistole, no? Noi siamo apprendisti, lei ci è appena riuscito, come si vince questo maledetto girone? Perché cioè, non sono bastate 17 vittorie consecutive, no? per arrivare in finale, quindi è forse uno sport a sé questa serie B, perché non si è domandato. Beh, sicuramente bisogna fare una piccola premessa che è assurdo come questo campionato. Purtroppo ancora per un anno ci saranno queste regole e poi cambieranno probabilmente sia la Lega 2, se voi pensate che dalla Lega 2 vanno su una squadra su 32 e qua 3 su 64, è assurdo, ma sportivamente parlo. Penso che non esista al mondo un campionato del genere, credo nello sport in generale. Questo ci deve far riflettere, però purtroppo noi non possiamo farci niente perché questa regola ci sono adattare. Io cosa ho notato? Ho notato che negli ultimi due anni molte squadre hanno investito veramente tanto a livello economico, costruendo roster di altissimo livello. Se voi pensate che Udine aveva come playmaker Porta, che due anni prima giocava 15 minuti in A1, al di là dell'aspetto economico, con dei nomi importanti, spesso facendosi aiutare anche dalla territorialità. Del territorio, quindi riportando a casa, si vince secondo me uno costruire non solo la squadra ma uno stile di lavoro, quindi tutto quello che è già stato fatto qua è già una vittoria, perché se no è una realtà, mettendoci noi in gioco e andando oltre il nostro limite, cercando di andare un po' sopra, il massimo non basta, probabilmente bisogna dare qualcosa di più. Trasmetterlo questo ai giocatori, fare una squadra che sia tosta, che abbia esperienza anche di questi momenti, perché siano a volte giocatori molto bravi, ma che emotivamente non sono in grado. Fare qualche scommessa, perché comunque è importante avere anche qualche giocatore che sia una novità, che si metta in gioco. E avere la forza di stare assieme fino in fondo, sempre, malgrado tutto, e senza esaltarsi troppo nei momenti belli, ma avere la mentalità giusta. Quindi col sorriso sempre, però mentalizzati, e tanto tanto lavoro. Io volevo chiedere al Presidente, se dovessi scegliere una cosa sola che ti ha provato ad andare avanti, perché poi ci eravamo sentiti dopo le sconfitte, diciamo, Beh, allora l'affetto del pubblico, l'affetto di Piacenza che ci ha sostenuto e ci ha sostenuto tanto, e quella è una base fondamentale, perché io l'ho detto in questo periodo che se quando mi è stato chiesto se c'è nata squadra, cosa vuol dire, fondamentalmente a noi niente. Vorrà dire soltanto se dovessimo ritrovarci con 100 spettatori, allora vuol dire che è venuto a mancare qualcosa, ma finché avremo il seguito che abbiamo, l'entusiasmo, i giovani che per strada ti riconoscono e ti fanno così un complimento, anche dei bambini,
E esternamente vedi, quando parli con un allenatore navigato, cosa che è gratificato del fatto che Piacenza lo abbia considerato, vuol dire che hai lavorato bene. E poi sicuramente, come dicevo prima, è la mia conciutaggine, cioè uscire da sconfitto non ce la faccio. Quindi io ho detto, che era ovviamente una battuta, no? Porto Piacenza ne ho uno e poi smetto, per dare il senso di quello che sto facendo, nel senso che dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, devo arrivare a consacrare Piacenza nella, diciamo così, nel panorama cestistico in maniera importante, perché questo è il mio taglio caratteriale, cioè se io devo fare il basket per stare in Serie B, sinceramente no, non mi interessa. Se io faccio il basket per andare in A2, che secondo me è il giusto livello che ci compete in questo momento, allora devo riuscirci. E questo mi ha fatto ripartire. Ti dico un'altra cosa, al di là dei tifosi, il tessuto di Esentino sta dando una mano o no? Perché ci sono altre squadre che se ne sono andate lamentandosi del fatto che a Piacenza non ci sono le condizioni. Ma allora, sai cosa c'è? Che quando fai sport non devi pensare che qualcuno ti debba qualcosa, perché sennò parti già secondo, cioè parti già con un problema. Tu devi cercare, poi Piacentino in questo è abbastanza particolare, e poi Piacenza è una realtà di 100.000 abitanti dove a livello sportivo c'è tutto, è quasi atipica, unica. Due squadre adesso giocano in Lega Pro Calcio, che comunque è Lega Pro, una vecchia Serie C, due squadre c'erano fino a ieri di pallavolo ai massimi vertici, un'altra squadra di basket che comunque esiste e ha la sua storia, due squadre di rugby ormai storiche e consolidate, e quindi è normale che poi la fetta si divida un po', ed è anche difficile per chi fa parte del tessuto locale, intendo dire altre aziende, imprenditori che magari vogliono supportarti, poter fare una scelta, perché poi in molti casi, essendo anche una città piccola, si è amici un po' di tutti, e quindi questa cosa qua, diciamo così, gli porta molte volte a dire no, così si tolgono dal problema. Noi diciamo che rispetto a quando siamo partiti ad oggi abbiamo, e si vede anche nell'esposizione che abbiamo all'interno del Prosport, tanti partner che ci sostengono, molti logicamente sono direttamente conseguenza del mio lavoro, ma tanti no, sono del tessuto piacentino, e questo è importante. Magari adesso sono 5, ma prima erano 0, e vediamo che soprattutto anche per l'ambito giovanile che stiamo facendo, questa parte qua diventa, soprattutto perché vuole sostenerci in qualche modo, un motivo in più, perché in alcuni casi gli piace abbinarsi alla anche al settore giovanile. Io faccio un esempio di Gigi, che con la Motor Glass è diventato un importante sostenitore della Bakery, che poi importante non vuol dire quando uno dà 50 100.000, vuol dire che c'è, che è presente e capisce cosa stai facendo e cerca di adoperarsi in base, poi lui nel tessuto piacentino è particolarmente introdotto e ci sostiene e ci coinvolge, come Cosimo che ha un'attività anche lui, e sicuramente a tutti quelli che vanno da lui a fare il pieno di metano gli rompe le palle per dirgli la Bakery una cosa e l'altra, e quindi è questo che si sta movimentando in maniera molto significativa, e penso che gradualmente ci saranno sempre più situazioni. Non cito Galli, Pierluigi con le Itas, perché altrettanto è iniziato a sostenerci, ma perché? Perché poi c'è il figlio che gioca, ha visto che lavoriamo con serietà, che ci teniamo, e quindi cercano di premiare anche i nostri sforzi, e questo è il percorso che stiamo facendo, e sicuramente adesso è molto più stabilizzato di prima, cioè sono persone che almeno mi hanno confermato staranno con noi, e che quindi si cresce, e lì si aggiunge magari il prossimo anno due persone, è così che si fa sport. Se invece tu dici io ho fatto la Serie B, faccio la 2, punto a fare un budget importante, prendo super giocatore, allora tu mi devi, no, questo non può essere uno sport, deve esserci il portare le persone a far capire che stai facendo qualche cosa per cui se ci sostengono tanto è guadagnato, perché poi io dico sempre, è una banalità ma è così, è una risorsa di Piacenza questa, cioè Marco Beccari se Donatina smette, Piacenza perde il basket, non ha senso. Quindi deve essere una cosa tutta insieme condivisa. L'esempio è la norma meccanica, è andata via e Piacenza ha perso una realtà significativa. Quindi, però non puoi pretenderlo, perché se lo pretendi questo non avviene. Fondamentalmente penso che anche sia
corretto che non avvenga, cioè devi anche pensare alle persone perché ti devono dare la loro risorsa e cercare di farli star bene e stare con te. Una domanda a Mauro, come si costruisce uno spogliatoio che funziona, che non significa necessariamente... Questo ascolto anche io, se mi interessa. Significa ho 100 da dare e campo da 101. Sicuramente si parte da essere chiari fin dall'inizio con, prima con l'allenatore, lo staff, e mettere in chiaro le cose ai giocatori, che si deve avere un unico scopo, che è la squadra, l'obiettivo finale, vincere in partita, andare avanti il più possibile e non obiettivi personali, questo sicuramente. Poi ci sono delle gerarchie che vengono costruite quasi autonomia, dipende dai giocatori automaticamente, però l'impronta sicuramente determinante è l'inizio. L'inizio proprio, adesso la fase di costruzione, quando si inizierà il ritiro, da lì si parte con le basi. Se tu metti chiare le cose subito con lo staff e i giocatori, si possono migliorare. Se si lasciano pensare i giocatori, che un po' li conosco, dopo possono succedere, diciamo tra virgolette, dei casini, o che uno inizia a pensare troppo e non deve. Noi, quando giocavamo tra i giocatori, devono fare, seguire quello che si decide, soprattutto con l'allenatore, è andare avanti con un unico obiettivo, allenarsi, così si costruisce un gruppo e si tiene il sorriso e non ci sono strascichi che si portano nello spogliatoio. E soprattutto, come ripeto con lo slogan che hai detto, senza balle, tutto molto verità, chiaro, è così che si riesce anche a superare magari carenze tecniche con quelle piccole cose. Questo. Bene, perfetto. Facciamo le foto, beviamo, brindiamo. Dai.